Oggi parleremo di una condizione misteriosa della mente e del funzionamento della memoria, l'ipertimesia. Questa rara e intrigante condizione è caratterizzata dalla capacità di ricordare quasi ogni dettaglio della propria vita, inclusi eventi che potrebbero sembrare insignificanti. Identificata per la prima volta negli anni 2000, l'ipertimesia ha attirato l'attenzione della comunità scientifica per la sua singolarità. L'ipertimesia, nota anche come sindrome della memoria autobiografica altamente superiore, consente a chi ne soffre di richiamare dettagli estremamente specifici di eventi personali passati. Questo non significa che chi ha ipertimesia ricordi ogni singolo evento della propria vita, ma piuttosto che possiede una memoria autobiografica eccezionalmente dettagliata. Le persone con ipertimesia possono ricordare dettagli come cosa hanno mangiato, il tempo che faceva e cosa indossavano in giorni specifici, anche a distanza di anni. Possono anche correlare date a eventi personali o storici. Interessante è che questi ricordi spesso emergono involontariamente, in risposta a stimoli come date, luoghi o parole. La causa esatta dell'ipertimesia non è ancora stata identificata, ma alcune ricerche suggeriscono che possa essere legata a caratteristiche particolari del cervello, come differenze nell'ippocampo e nel lobo temporale. La vita quotidiana di chi ha ipertimesia può essere significativamente influenzata. Se da un lato possono beneficiare di una memoria eccezionale per studi, lavoro o nella vita di tutti i giorni, dall'altro possono avere difficoltà a dimenticare esperienze traumatiche o negative. La diagnosi di ipertimesia non avviene attraverso un test standardizzato, ma piuttosto mediante interviste dettagliate e test di memoria. Non esiste un trattamento specifico per l'ipertimesia, dato che non è considerata una condizione patologica, anche se alcune persone possono necessitare di supporto per gestire gli aspetti emotivi legati ai ricordi persistenti. La ricerca sull'ipertimesia è ancora in una fase iniziale. Sembra essere una caratteristica innata e molto rara, e non è necessariamente collegata all'intelligenza. Non è chiaro se sia possibile perdere questa capacità, e differisce dall'eidetismo, che si riferisce alla memoria fotografica e non specificatamente ai ricordi autobiografici. In conclusione, l'ipertimesia rimane un campo affascinante e in gran parte inesplorato, rappresentando sia una benedizione che una sfida per chi possiede questa rara capacità. La ricerca futura potrebbe non solo aiutarci a capire meglio l'ipertimesia, ma anche fornire intuizioni preziose su come funziona la memoria umana. A proposito di memoria, ricordati di iscriverti al canale e lasciare un commento se il video è stato interessante. Ti aspettiamo per il prossimo.